pochi chilometri da Faenza, proprio sotto il famoso Olmatello, esiste un luogo che in passato era molto frequentato, le fonti di San Cristoforo. Ma come mai sono state dimenticate? Le acque vennero scoperte casualmente alla fine del 400 da un pastore che vide una pecora in fin di vita rinsavire dopo essersi abbeverata in una pozza, e nel corso dei secoli hanno conosciuto diverse fasi di fama e degrado. Per buona parte del 900, ad esempio, le fonti erano diventate meta di gite domenicali, con feste, balli e bevute, tanto che fu costruita una pista da ballo e una piccola stazione lungo la ferrovia per Firenze. Dal punto di vista medico, le acque di San Cristoforo erano consigliate per problemi intestinali e calcoli renali, e la fonte da cui sgorgava l'acqua era questa, inattiva dagli anni 70 a causa di alcune frane e del mancato adeguamento dell'area alle norme igienico-sanitarie. In ogni caso, il luogo merita sicuramente una piccola escursione per essere scoperto. Faenza, in un minuto.